Questo è l'abbigliamento da trail running di Carpos che ho utilizzato negli ultimi mesi per correre in montagna. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo dal pantalone, che è il modello Fast Evo Shorts. Un pantalone veramente molto traspirante, col quale potrete fare delle corse anche a temperature veramente elevate. Io ci ho corso tranquillamente anche a più di 30 gradi e vi assicuro è veramente molto traspirante. Un pantalone che all'interno non presenta un doppio tessuto, per intenderci non ha quella parte di cosciale che presentano tanti altri tipi di pantaloni, ma è un pantalone a singolo tessuto ed è per questo che è così traspirante. Ma non solo, perché poi nella parte interna torna sempre utile anche il boxer per avere un miglior supporto nella zona intima. Per tutto quello che riguarda il materiale, lui è composto da due tipi di materiali diversi. Uno con una tramatura un pochino più fitta nella parte anteriore, così anche se dovessimo strusciare magari da qualche parte ci darà una miglior durabilità. E uno invece veramente super leggero e super traspirante nella parte posteriore, così da andare a evacuare tutto il sudore. Dal punto di vista delle caratteristiche ne troviamo poche ma essenziali. Innanzitutto la parte superiore è veramente molto elastica. È un pantalone secondo me da provare, perché questa parte elastica bisogna capire un attimo come ci sta addosso in base al nostro giro vita, però la parte superiore così elastica fa sì che non cada praticamente mai. Cioè, volete fare anche i trail più tecnici che conoscete, loro resteranno sempre al loro posto. E per quanto riguarda invece le taschine ne troviamo tre, una a destra e una a sinistra, dove poter mettere una qualche barretta, oppure ci sta anche una giacca impermeabile bella piccola. E poi troviamo una classica zip nella parte posteriore, dove poter andare a riporre o le chiavi di casa o un telefono. Unica pecca, ma è proprio una virgola, purtroppo ci sono telefoni abbastanza piccoli. I telefoni che ultimamente fanno con gli schermi molto grossi fanno fatica a starci. Diciamo che varia un po' da telefono a telefono, ma è proprio l'unica pecca che ho trovato in questo pantalone. Per il resto lo sto utilizzando da veramente tantissimi mesi, saranno più di 4 mesi che lo utilizzo, ci ho fatto centinaia di chilometri e sono ancora intatti, cioè non hanno avuto nessun sfilacciamento, dopo non so quante volte che li ho lavati sono ancora perfetti. Che dire, un pantalone veramente tanto traspirante quanto durevole. Passando invece alla maglietta, lei è la Lavaredo Ultratech Jersey, è una maglietta anche lei che fa della sua traspirabilità il suo punto di forza. È una maglietta che pensate che solo nel filato pesa 90 grammi, è una maglietta che dal punto di vista della traspirabilità, qua potete correrci anche a oltre 40 gradi, è veramente leggerissima. È una maglietta che potete mettere su e praticamente come non sentirla. Traspirabilità massima e soprattutto una maglietta che dal suo punto di vista anche offre una protezione UV, quindi anche se è tanto traspirante comunque ci protegge un po' dai raggi solari. Le sue caratteristiche sono veramente poche, però ho apprezzato molto il fatto che abbia pochissime cuciture, quindi anche poco sfregamento. Una zip bella lunga nella parte superiore, quindi a poter anche andare ad aprire e aumentare la traspirabilità. E poi in generale ho apprezzato molto la sua vestibilità, perché comunque sta sempre molto attillata attorno al corpo, non svolazza. Anche quando si corre a dei ritmi belli alti resta veramente sempre attaccata al nostro corpo. È una maglietta sicuramente anche lei da utilizzare prettamente nella stagione estiva, quando fa veramente caldo, perché per quello che riguarda invece la protezione dal vento naturalmente è abbastanza bassa. Ma lei come maglietta da utilizzare nelle giornate veramente torride è quasi perfetta. Arriviamo infine al guscio, che questa è la Lavaredo Jacket. Vi dico subito, non è una giacca impermeabile. Se state cercando una giacca impermeabile vi lascio qua in alto a destra il video che ho già fatto sulla Lot Rain di Carpos, che quella è impermeabile. Questa qua non è una giacca impermeabile, ma è una giacca molto particolare. Pensate per chi ama correre magari ad alta quota o sta cercando una giacca da utilizzare anche nelle mezze stagioni. Questa è una giacca pensata per chi piace, come dicevo, andare ad alta quota oppure per quelle giornate veramente fresche, primaverili, autunnali. È una giacca che all'interno presenta una tecnologia Polartech Alpha, dunque la tecnologia che tende sia a essere molto traspirante ma anche a tenerci un pochino caldo. Infatti il suo scopo principale è quello di avere un'ottima termoregolazione. Per intenderci troviamo praticamente due tipi di tessuti. Una parte completamente traspirante su schiena, braccia, il cappuccio, queste sono veramente tanto tanto traspiranti. Invece su tutta quella che è la parte anteriore, pettorale, eccetera, ecco che qui troviamo una tecnologia che tende sicuramente a essere un pochino più termica e isolarci molto più dal vento. Questa è una giacca che per quanto riguarda le caratteristiche troviamo tutte zip e KK innanzitutto,
una zip centrale bella lunga che lavora molto bene, due tasche poste sulla zona addominale poter riporre qualche oggetto, come dicevo un cappuccio veramente molto sottile e poi troviamo un po' di regolazione in giro per la giacca così da farla aderire bene attorno al nostro corpo. Però come dicevo lei è una giacca pensata principalmente per garantirci una buona termoregolazione, infatti è perfetta se per esempio state pensando di fare un kima, permettendo che magari non sarà una giornata calda e arrivati a 3000 metri ci sarà un bel vento freddo e la temperatura sarà bassa, lei è perfetta. Se state pensando di fare anche gare come l'AMA, dove si va in alta quota, dove bisogna avere un capo che sia tanto traspirante quanto termoregolatore, ecco che lei è una giacca veramente pensata per quelle gare o quegli allenamenti in cui si va ad alta quota e non si sta cercando una giacca impermeabile, ma una giacca che sia un'ottima protezione contro il vento freddo, ma anche molto traspirante. Arriviamo alle conclusioni iniziando dai prezzi. Maglia e pantalone vengono venduti sul sito ufficiale di Carpos a 80 euro, 200 la giacca. Però online si trova anche dei prezzi nettamente inferiori. Per quanto riguarda maglia e pantalone, per del trail running estivo sono veramente un must. Tanto leggeri quanto traspiranti, tanto traspiranti quanto durevoli. Veramente dei materiali che sto utilizzando da un sacco di mesi e andrò avanti a utilizzare perché mi sto trovando veramente bene. La giacca è sicuramente un qualcosa di nicchia, è sicuramente un qualcosa per persone che hanno un certo tipo di trail running o comunque fanno anche dei fast hiking nelle giornate più fresche. Detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!